Il software C774, Relazioni dei Vigili del Fuoco e Strategie Antincendio, è conforme sia alle norme verticali che alle prescrizioni del Decreto Ministeriale 3 agosto 2015, come implementato dal DM 18 ottobre 2019. Il programma permette di analizzare nel dettaglio le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e di redigere correttamente una relazione tecnica descrittiva dell'attività. La struttura del software, rapida ed intuitiva, è in grado di guidare il professionista in tutte le fasi finalizzate alla realizzazione della documentazione. Questa struttura è frutto del know-how e dell'esperienza maturata da Edilclima in oltre 40 anni di attività. Vediamo insieme come funziona il programma. Nella maschera dati generali sarà possibile compilare i dati relativi all'ubicazione dell'attività e i dati anagrafici del committente e del progettista. In funzione dell'attività scelta, il software permette di eseguire l'analisi delle strategie antincendio secondo il decreto ministeriale del 18 ottobre 2019, oppure, se è presente una legislazione specifica, è possibile scegliere se compilare la relazione secondo il decreto specifico dell'attività. Se l'attività da valutare non è provvista di una norma verticale, si seleziona il comando Descrizione attività e si inizia a caratterizzarla creando un elenco di tutti gli ambiti lavorativi presenti nella stessa. Selezionando il comando Valutazione rischi, si visualizza un albero di navigazione da utilizzare per definire il rischio vita, il rischio beni e il rischio ambiente dell'attività. Il rischio vita, a differenza degli altri, deve essere definito per ogni singolo ambito, selezionando il nodo corrispondente e compilando le caselle specifiche. Selezionando il comando Misure antincendio, si visualizza un albero di navigazione da utilizzare per definire ogni singola strategia antincendio. Ad esempio, in corrispondenza del nodo reazione al fuoco sono presenti una serie di sottonodi, uno per ogni lavorazione, in cui è necessario elencare tutti i materiali che saranno presenti all'interno dei locali e nelle vie di esodo. Il software in automatico determina il livello di prestazione minimo in funzione delle scelte precedenti e suggerisce la categoria di materiali da utilizzare. Nel nodo resistenza al fuoco occorre definire il numero e le caratteristiche dei compartimenti presenti nell'attività. Il software suggerisce un numero minimo di compartimenti in funzione delle prescrizioni legislative, ma il professionista può intervenire manualmente eliminando compartimenti o creandone di nuovi. Per ogni compartimento è necessario definire alcune caratteristiche descrittive per determinare il livello di prestazione minimo, le misure di protezione e l'elenco dei materiali presenti per poter calcolare il carico di incendio specifico di progetto. Il software, per questo scopo, è corredato di un archivio con molti materiali, distinti in solidi, liquidi e gassosi. Selezionando la scheda elementi, è anche possibile definire le caratteristiche minime che devono avere le murature, le solette e le travi per rispettare i requisiti di resistenza al fuoco richiesti. Utilizzando le stesse modalità appena descritte, il professionista può definire tutte le 10 strategie previste dal decreto ministeriale del 18 ottobre 2019, ovvero reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, esodo, gestione della sicurezza, controllo dell'incendio, rivelazione d'allarme, controllo fumo e calore, operatività antincendio e sicurezza degli impianti. Per esportare la relazione finale è sufficiente selezionare l'apposito pulsante e decidere quali argomenti si desidera stampare. Negli allegati saranno riportati tutti i dettagli dei calcoli eseguiti all'interno delle singole strategie. Il documento esportato sarà in formato RTF e quindi modificabile con qualsiasi software di trattamento testi. Abbiamo terminato la presentazione del programma. Vi ricordo che sul sito www.edilclima.it è disponibile la trial della durata di 15 giorni. In abbinamento al software, Edilclima fornisce un servizio di assistenza tecnica qualificato ed efficace, disponibile dal lunedì al venerdì senza alcun canone di abbonamento. Da 40 anni lavoriamo a fianco degli operatori del settore per fornire soluzioni professionali ed efficaci, fornendo così un supporto qualificato grazie alla nostra esperienza. Non accontentarti di un software qualunque. Scegli Edilclima!